Ciao a tutti e bentornati in questo in questi video dove parliamo di stadi. Oggi parliamo dell'Inter. Abbiamo già visto gli stadi del Milan, abbiamo già visto gli stadi del Torino, della Juve, dell'Atalanta per quanto riguarda l'Italia e per quanto riguarda l'estero, il Real Madrid e Ajax. E più abbiamo visto anche tutti gli stadi senza una squadra specifica, quindi tutti quegli stadi dove ci sono, che ne so, Wembley per esempio, eccetera, dove non c'è una squadra di club ma ci gioca spesso la nazionale, stadi utilizzati assolutamente da queste squadre. Oggi veniamo dunque a parlare dell'Inter e tutti gli stadi della sua storia. Iniziamo subito dunque. L'Inter, il primo stadio, è stato il campo di Ripa Ticinese. Campo particolare con un angolo, praticamente un lato che combaciava col naviglio e infatti c'era ogni partita un uomo sulla barca pronto a raccogliere i palloni che inevitabilmente finivano appunto nel naviglio. Qui la Juve ha vinto una volta sola nella Coppa Moët, nella Palla Moët Chandon, ci andavano di moda allora molti trofei challenge, quindi che devi battere il campione in poche parole, e vinse appunto lì 5-3 con l'Inter, con la tripletta di Petrohli e il gol, la doppietta di Maffiotti. Da 1913 a 1928 l'Inter si trasferisce al campo Goldoni. Campo sicuramente più grande, era già un stadio, infatti il campo Goldoni successivamente diventerà stadio, ufficialmente verrà chiamato stadio, io ho messo la dicitura originale, quindi campo Goldoni, e la Juventus qui non vince nessuna partita ufficiale, ma vince un'amichevole 2-0 con la doppietta di Irsler. Nel 1928 fino al 1930 l'Inter gioca ancora in questa struttura, ma la struttura cambia nome, viene intitolata a un ex giocatore dell'Inter, Virginio Fossati. Qui invece la Juventus vince una partita ufficiale di campionato battendo l'Inter 4-1 con le reti di Munerati, il gol di Barisone e la doppietta di Galluzzi. Nel 30 fino al 1947 l'Inter va in uno stadio molto bello, molto più grande ovviamente dello stadio Fossati. L'Inter si trasferisce all'Arena Civica di Milano, che diventa il terreno dell'Inter ufficiale, anche perché il Milan cominciava ad andare a giocare a San Siro. L'Arena Civica è uno stadio, c'è ancora adesso, è un bellissimo stadio, una bellissima struttura, un po' purtroppo trasandata negli ultimi anni. Lì l'Inter praticamente gioca gran parte di questo dell'anteguerra, praticamente, perché gioca dal 1930 fino al 1947, cioè 2 anni dopo la fine della guerra ufficiale. La Juventus, la prima vittoria contro l'Inter, arriva nel 1940 ed è una vittoria segnata da Diena, Inter-Juve 0-1 gol di Diena, in Coppa Italia. Dal 1947 all'80 l'Inter si trasferisce a San Siro, perché ovviamente si rendono conto anche loro che l'arena, pur essendo un bello stadio, bello ampio, non è sufficientemente grande per ospitare il numero di persone che volevano andare a vedere appunto la partita. Va a San Siro e nel 1900, dal 1947 al 1980, la Juventus ha la prima vittoria, è una vittoria in campionato per 3-2. Con il gol di Vecchina, il gol di Cesarini, quello che poi diventerà famoso per la sua zona Cesarini, e il gol di Ferrari. Da 1980, come sapete, il stadio di San Siro cambia nome e diventa Giuseppe Meazza, e qui la Juventus vince per la prima volta, praticamente quasi, quasi subito dopo, finisce vincendo contro l'Inter 2-1 con le reti di Cabrini e Platini, quindi Inter-Juve 2-1, Platini e Cabrini. Ragazzi, questi sono gli stadi dell'Inter. Spero che vi sia piaciuto, che vi piacciono queste rubriche. Io mi diverto un casino a farle. A me non resta che salutarvi, mandarvi un grosso abbraccio e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!